Allora, adesso parliamo, diciamo, di una, fra virgolette, delle scoperte più belle che si sono fatte per gli strumenti monodici, quindi per il clarinetto, per il flauto, per il sax, per l'oboe, per il fagotto, eccetera. Quindi questi strumenti che fino a poco tempo fa venivano trattati da strumenti monofonici, cioè in grado di emettere un solo suono per volta, diciamo con la nascita appunto ad opera di compositori contemporanei appunto di questa nuova musica, si è fatta appunto questa scoperta che anche gli strumenti monofonici possono emettere dei multifonici, quindi da due a sei suoni contemporaneamente per quanto riguarda ad esempio il clarinetto. Allora, non vi voglio dire come funziona il meccanismo dei suoni armonici perché è un argomento prettamente fisico di acustica, però certo quando poi noi faremo storia del clarinetto e acustica ne parleremo. Okay. Adesso però, diciamo, per sommi capi vi voglio dire che esistono, cioè il clarinetto può emettere da due a sei suoni contemporaneamente e diciamo può emettere accordi diciamo omogenei, quindi che diciamo sono consonanti in un certo senso, e invece accordi disomogenei che diciamo di consonante non hanno assolutamente niente. Allora, qualsiasi tipo di diciamo di posizione può ottenere un suono armonico. Cosa dobbiamo fare, diciamo, essenzialmente per ottenere un suono armonico? Diciamo visivamente, dobbiamo aprire un foro piccolo che funzioni da foro portavoce. Che ne so, noi facciamo il sol basso. Per ottenere un suono armonico, io devo alzare, che ne so, il medio della mano sinistra o l'indice della mano sinistra per fare in modo che questo piccolo foro diventi anch'esso un foro di risonanza, ok? Quindi un foro portavoce. Ora, ad esempio, alzo l'indice. Ok, potete sperimentare voi. Ovviamente anche qui vi consiglio la tavola delle posizioni che ho approntato anche per i suoni multipli, per lo studio delle posizioni, e vi potete veramente sbizzarrire. Sono alcuni suoni multipli si eseguono con molta facilità, se voi capite il meccanismo. Poi vi è anche un altro tipo di suoni armonici che si può fare soltanto però con la parte, diciamo, alta del clarinetto, diciamo dal do. Quindi da ognuno di questi suoni possiamo noi avere dei multifonici. Sto, diciamo, facendo una scala cromatica. Ok, e sto ottenendo dei suoni, diciamo, multipli. Diciamo, per questi suoni, cosa si può fare? Si può partire o dal suono basso e poi aumentare la pressione. Al contrario, dal suono alto e mollare la pressione. Ok, ovviamente quando poi nell'esecuzione i suoni dovranno essere centrati.
Quindi io sto usando le normali posizioni, quindi il re, re diesis, eccetera, però sto modificando la pressione delle labbra e del fiato per ottenere questi, diciamo, questi bicordi. Non so se mi rendo conto che in pochi minuti è abbastanza, diciamo, complicato, però, diciamo, non è assolutamente difficile eseguirli.